programmi provando e riprovando. E io non ho conoscenze di programmazione o altro, utilizzo Linux a casa e quando posso cerco di utilizzare al lavoro per me, programmi open source che girano su Windows, perché poi dobbiamo distinguere anche questo, cioè programmi open source se ne trovano sia per la famiglia di Linux sia per la famiglia di Windows. L'esempio è Mozilla, il browser per navigare, nasce da Netscape, si diffonde soprattutto per Linux, però poi dopo diventa anche molto diffuso su Windows, quindi questo è un esempio. C'è da dire che per le esigenze di chi di solito usa il computer per il lavoro, Windows è migliore di Linux. Questo ve lo devo dire. Windows è migliore di Linux per un motivo anche semplice. Siccome è molto diffuso, allora certi strumenti girano solo su Windows. La scuola, ad esempio. Io insegno in una scuola elementare. Noi potremmo provare a installare Linux sui nostri computer. Tra l'altro sarebbe anche un risparmio per la scuola, perché non sarebbe costretto a pagare le licenze, l'uso e così via. Però ci troveremo poi a dover affrontare una serie di problemi. Primo, spesso gli insegnanti sono un po' abituati a lavorare con un sistema operativo, con certi programmi, se tu poco glieli scambi già c'è la crisi. Secondo motivo, effettivamente ci sono molte risorse che girano solo su Windows. Ad esempio, a me capita di dover lavorare con un computer utilizzando programmi per bambini che hanno delle difficoltà e questi girano solo su Windows, quindi se io decidessi a scuola di mettere Linux sarebbe un problema. Sarebbe un problema e non potremmo utilizzare questi giorni. Questo già è indicativo però di un altro fatto, che ci troviamo oggi ancora in una fase in cui il concetto dell'open source non è così forte da essere proprio molto diffuso, perché in fondo la forza di Linux non è tanto il fatto di essere un sistema operativo alternativo a Windows, ma è il fatto di essere il prodotto di un modo di pensare diverso. Partirò da un esempio. Io tempo fa, 3-4 anni fa, ho acquistato uno scanner della HP che mi permetteva di scansionare anche le diapositive. Bene, dopo 4 anni sono riuscito quest'anno a scansionare una pagina, quindi non una diapositiva, una pagina di una rivista utilizzando Linux, perché prima non si trovava il driver. Adesso si trova, però non mi permette di scansionare le diapositive. Questo succede perché le industrie, le case che costruiscono appunto l'hardware, non mettono a disposizione i driver anche per Linux, né rilasciano magari le specifiche per chi poi deve o può così costruire i driver che girino su Linux per far funzionare queste macchine, queste tastature. E questo è un limite di Linux effettivamente, perché non riesce proprio a coprire, no, tutto quello che è l'hardware, oppure riesce ad intervenire, ad arrivare magari su parti di hardware, ma magari queste non funzionano così come dovrebbero. Però la forza qual è? La forza è nel modo in cui invece un personaggio che si chiama Richard Stallman, americano, ha affrontato un problema simile come il mio. Lui nell'85 lavorava all'MIT, si trovò in una fase in cui in questo laboratorio cambiando i computer il laboratorio dovette affrontare un problema. La stampante Xerox che c'era nel laboratorio non offriva più un servizio, cioè non comunicava più ai computer che magari c'era un inceffamento della carta. Siccome questo accadeva pure prima, allora gli operatori dissero: beh, prendiamo il software della stampa, fa funzionare la stampante, lo modifichiamo, lo riadattiamo a quello che era il nostro sistema informatico e risolviamo questo problema.
Questo non era più possibile, perché mentre prima il software che utilizzavano aveva con sé anche il codice sorgente, dopo, una volta cambiati questi computer, la Xerox non aveva più fornito il codice sorgente dei driver e quindi non si poteva più intervenire sul software per modificarlo e per risolvere quel problema di funzionamento. Questo è un problema che noi oggi troviamo e conosciamo perché riguarda tutti i software proprietari, quindi Windows, l'Office e così via. Vengono venduti, vengono quindi forniti senza il codice sorgente. Che è sto codice sorgente? Metafora. E poi la riprendiamo. Il codice sorgente è come la ricetta che noi utilizziamo quando vogliamo cuocere un dolce, una torta. Quando io voglio cuocere una torta, so che devo prendere degli ingredienti, seguo quelle che sono le specifiche, le indicazioni che mi dà una ricetta, prendo un forno, metto dentro gli ingredienti che ho elaborato dentro questo forno, regolo la temperatura, stabilisco il tempo e alla fine esce fuori la torta, la crostata. Ora, facciamo finta che l'Office sia come la crostata. Io vado a comprare la crostata, me la danno e me danno solo la crostata. Poi per il resto, tutto quello che c'è prima, la ricetta, quali sono gli ingredienti, le dosi, quello che devo fare, quello che non devo fare, la temperatura, non me la danno. Allora io per capire come è stata fatta questa crostata, che devo fare? O mi metto a fare un lavoro che si chiama reverse engineering, e che è un lavoro molto difficile, molto complicato e molto, che richiede molte risorse, e cerco di risalire a quelle che erano le specifiche del codice sorgente, oppure non posso fare niente. Perché? Perché il codice sorgente viene elaborato da un compilatore, che è un altro software, che dà vita all'applicativo. Allora io utilizzo l'applicativo, ma non avendo il codice sorgente non posso influenzare, non posso modificare questo applicativo. E quindi lì finisce quello che, le mie possibilità si fermano lì. Stallman, allora, partito da questa cosa e da come vedeva che stavano cambiando le condizioni di lavoro all'MIT e comunque nell'ambito delle società informatiche di quel periodo negli Stati Uniti, decise di fondare la Free Software Foundation e di elaborare un sistema operativo che fosse open source, cioè aperto, condivisibile da tutti. Tutti lo potevano vedere, tutti lo potevano modificare, stabilì anche delle regole, una sorta di copyright che per contrasto chiamò copyleft e che aveva come caratteristica quello di essere di sua natura virale, cioè come se io creo un programma, lo lascio col codice sorgente aperto, permetto a chi lo utilizza di modificarlo, permetto a chi lo utilizza di copiarlo, di diffondere quindi le modifiche, di diffondere questo programma, è libero di farlo, a patto che il prodotto di questa sua modifica, del cambiamento che lui fa, mantenga le stesse caratteristiche del programma di partenza, cioè deve essere aperto, liberamente modificabile, liberamente copiabile. Questo chiaramente genera, catena, no? Una, chiamiamola infezione, però una diffusione, no? Di questo nuovo modo di vedere le cose. E quindi piano piano, qual era? L'obiettivo era quello di arrivare ad una situazione in cui la maggior parte dei software disponibili nella piazza, no, fossero tutti open source, quindi col codice sorgente aperto. E questo effettivamente piano piano, diciamo, sta procedendo, perché poi dobbiamo arrivare ai primi anni 90 per vedere un sistema operativo come Linux, perché è nei primi anni 90 che uno studente finlandese dell'università elabora un kernel, che è il nocciolo del codice sorgente, e lo mette a disposizione su internet seguendo le specifiche che aveva dato Richard Stallman. Questo kernel, questo primo sistema operativo, viene attiva proprio una collaborazione in rete a livello mondiale, tutti si attivano per utilizzarlo, studiarlo, modificarlo, e questo genera una partecipazione collettiva che fa evolvere questo che è Linux e che oggi noi conosciamo come un sistema operativo utilizzabile da tutti.
oggi proprio utilizzati da tutti. Del resto, questa forma di collaborazione era la forma di collaborazione che c'era anche nelle università, nei centri di ricerca, quando c'erano delle nuove innovazioni scientifiche, queste venivano condivise. Linux nasce proprio grazie alla diffusione di questo modo di pensare, che si pone un po' in antitesi invece a quella che è la produzione, no, che noi conosciamo, la produzione di software a codice sorgente chiuso, e che quindi è relegata all'interno di una cassa di produzione, e che invece cerca di non far diffondere conoscenze che potrebbero poi magari danneggiare la vendita di questo software, o perlomeno superare le licenze restrittive che abbiamo con il copyright. Meglio di me, e noi abbiamo pensato questa sera di fare questa cosa, meglio di me questa evoluzione ve la potrà raccontare una parte, la prima parte di un film che si chiama Revolution OS, e che è stato venduto in allegato ad un libro proprio su che parlava di Linux. Noi abbiamo pensato di farvi vedere una prima parte che dura circa una quindicina di minuti, e poi di seguito Giuseppe vi illustrerà ulteriormente quelle che sono le specifiche della GPL, il senso che poi c'è dietro a questo, perché ad esempio hacker, che significa hacker? Noi la vulgata, diciamo, ci dice che l'hacker è colui che entra nei siti, li stravolge, così. Però in realtà la filosofia hacker, che poi è la filosofia che accompagna la diffusione dell'open source, ha una radice completamente diversa. Quindi tutte le altre cose poi le affronteremo con il tempo. E questo per lasciare il tempo anche a delle vostre domande, dei vostri chiarimenti, a cui cercheremo di rispondere. Quella non è adesso mia. Ma quella... Mi pare pure a me. Questa guardata ci stava pure qua. Allora, Giacomo e il video sono già stati da solo molto, molto esplicativi, e in un qualche modo forse anche sufficienti a capire un attimino come nasce e perché Linux, su quali filosofie, eccetera. Io però vorrei approfondire un po' di più sulla figura dell'hacker, da come nasce, visto che l'abbiamo sentito nominare spesso, e anche Stallman stesso l'ha detto, per gioco, per divertimento l'hacker fa determinate cose. Infatti nasce sempre in America, in un college, intorno agli anni 50, e questi qui erano dei ragazzi, e innanzitutto la parola hack era sinonimo di gioco, di goliardata. Gli hacker erano quelli che nel campus si facevano gli scherzi. È obbligo della regola hacker di farsi scherzi, erano scherzi, dovevano essere fantasiosi, divertenti e mai eccessivi. C'erano comunque queste regole qui a controllarli. E poi a un certo punto loro cominciano a giocare anche con dei modellisti di treni, di trenini elettrici di cui Lima, come avevamo probabilmente anche noi da bambini, e c'era tutto un sistema di relè per sistemare le tracce, scambiare gli scambi, far muovere i treni, eccetera. Ovviamente lì chi riusciva ad utilizzare un relè in meno poteva usare quello stesso relè, quello stesso contratto da un'altra parte, e quindi avrebbe ottimizzato tutto il sistema lì, il gioco ferroviario. E questa è la logica dell'hacker: ottimizzare per utilizzare le stesse risorse in altri luoghi, cioè fare in modo che il prodotto sia veramente efficace in questo senso qui. Ovviamente poi l'hacker, e questo prima ancora dell'informatica, l'hacker nasce prima che avvenga l'informatica e tutto il resto. Infatti il MIT, tutte le storie di cui abbiamo sentito parlare, cominciano intorno poco prima degli anni 70, quindi la figura dell'hacker nasce addirittura 20 anni prima. È una cosa che anche lo stesso Stallman ha messo molto in chiaro, è un po' la reticenza alle regole, o comunque al fatto di essere vincolati o obbligati alla libertà, insomma, di condividere o di comunicare. Pensate come in una società come la nostra, che comunque si muove su questioni di commercio e di profitto e di vendita, se ci fosse una legge che permette a qualcuno di appropriarsi di un argomento di dialogo come può essere questo qui, io mi troverei costretto, per parlare di Linux con voi, a dover pagare delle royalty. Cioè non sarei libero di comunicare con voi. E alla fin fine il software è proprio questo, comunicazione tra i vari sviluppatori.
se quel software è chiuso e vincolato da delle licenze, io non posso comunicare con l'altro. È abbastanza assurdo, come l'esempio che vi ho fatto è volutamente provocatorio, perché sembra impossibile, no? Che una persona non possa parlare con un'altra di quel che vuole semplicemente perché qualcuno ne detiene i diritti. Nel software in qualche modo è la stessa cosa. E la licenza GPL, che è qualcosa di perfettamente hacker in questo senso, cosa fa? Cerca di tutelarsi da delle regole di commercio della nostra società, però sfruttando le regole della società stessa. Cioè una licenza legalmente riconosciuta, legalmente corretta, proprio per proteggersi da una legalità che potrebbe invece soffocare la libertà di comunicazione. Questa è la piccola riflessione che c'è da fare sulla licenza GPL. Altre cose, altri approfondimenti, al momento onestamente non credo siano dovuti farli. Giusto questa piccola digressione, approfondimento un po' sulla GPL, che penso sia chiara. Se ci sono domande potete farne tranquillamente. E sulla figura dell'hacker. Ah no, un'altra cosa che però volevo dire, un'altra piccola riflessione su dove si può arrivare con questo sistema di sviluppo, perché alla fin fine la cosa più interessante di Linux è realmente questa, non è tanto il fatto che poi abbiamo un prodotto funzionante che va benissimo e tutto il resto, questa è la dimostrazione soprattutto che questo metodo di sviluppo e questa libertà di comunicazione, di condivisione delle conoscenze funziona e porta dei prodotti straordinari quali è Linux. Ultimamente stanno nascendo anche delle altre licenze che vanno al di fuori dell'informatica, così come l'hacker è stato abbastanza, diciamo, fantasioso, perché no, geniale, di utilizzare la legge stessa per forzarla con la licenza GPL, cioè è andato a fare qualcosa al di fuori del software, non l'ha fatto davanti a un computer, funziona proprio come regole della società. Quindi è in un qualche modo questo gioco di forzare, di giocare, di togliere il relè per utilizzarlo da un'altra parte, è andato oltre l'informatica. Quindi è un processo sociale, un'evoluzione che in un qualche modo sta veramente, si sta diffondendo, sta uscendo fuori dall'informatica e sta conquistando altri campi come la musica, come la scrittura. Adesso ci sono nuove licenze chiamate Creative Commons che in un qualche modo cercano di sopperire in tutti quei prodotti dell'ingegno che non è l'informatica. Molti siti spesso troviamo in fondo la scritta CC, che è Creative Commons. Sono altre licenze del tutto simili che permettono di copiare un testo, di ridistribuirlo, libertà di citazione, senza, se io prendessi un testo scritto da qualcuno, un libro, lo prendo, lo pubblico in PDF in rete, probabilmente sarei denunciato, perché il libro ovviamente c'ha un copyright e tutto il resto. Ecco, le licenze Creative Commons cercano al di fuori dell'informatica, quindi nella pubblicazione di libri, e c'è anche molta musica libera, siti magari Paolo ne conosce, ve ne può consigliare qualcuno in cui ci sono questi brani, che cominciano ad andare oltre l'informatica, quindi la gittata dell'idea originale di Stallman riguardando il software va molto oltre il software. Quindi ecco che Linux è da seguire soprattutto in questo aspetto qui, perché gli anni che viviamo con l'informatica, con questa capacità di comunicazione, porta un bel po' avanti, insomma, staremo a vedere dove potremo arrivare tra un po'. Bene, domande, approfondimenti riguardo tutto quello che è stato detto finora? Non ne avevamo parlato, li posso accennare adesso? L'importante è formare approfondimento proprio su questa libertà di comunicazione tra le persone. I formati, noi siamo abituati a scambiare file di testo o musicali che hanno un'estensione, che può essere l'MP3 ad esempio per i file musicali. File di testo scambiamo in formato DOC, proprietario di Microsoft Word. Ora che succede? Io uso Linux. Word ovviamente non lo uso, me ne guardo bene da installare Microsoft Office sul mio computer. Word salva in un formato, ovvero organizza le informazioni di quella pagina che noi vediamo come caratteri, ma in realtà il computer usa una sequenza di 1 e di 0 che può essere organizzata in 1000 modi differenti. Ora io posso essere non in grado di leggere quel formato lì,
è come se adesso cercassi di dirvi qualcosa in una lingua che mi sono inventato. Cioè, no, tra di noi parliamo italiano, abbiamo questa lingua in comune che ci mette in comunicazione, è assurdo inventarmene una tutta mia per obbligarvi a venire da me a fare dei corsi, imparare l'italiano e pagarmi. Un po' è questa la strategia che ha usato Microsoft e altre ditte di software proprietario per ingabbiare i propri utenti. Tutti comunicano con il formato DOC, tutti debbono avere Microsoft Word. Se io riesco ad avere una posizione predominante sul mercato, ecco che le vendite vanno alla grande. Ora, quindi, anche per una questione di etica, perché no, di educazione in rete, è opportuno utilizzare formati liberi, ovvero formati non vincolati da licenze e non vincolati, che non vincolino il nostro interlocutore ad avere quel programma per poterli leggere. A riguardo adesso, purtroppo, siccome non prevedevo di fare questa discussione, al volo non me li ricordo i formati, però sul sito ci abbiamo qualcosina. I formati liberi. Mi sa di no, mi sa che non l'ho scritto mai. Vabbè, comunque. Alcuni esempi. Per comunicare. Non ho mandato in giro in allegato un posto elettronico un punto doc. Esatto. Il punto doc. Non mi avevi neanche altro, lo rimando in mio. Esatto, il punto doc è da evitare veramente, assolutamente. Sì, è ben usare o formati aperti, quelli usati ad esempio da OpenOffice. Tra l'altro adesso si è fondato in... Tra l'altro sarebbe un obbligo di legge, perché per me che lavora nella pubblica amministrazione non si possono più mandare formati non liberi. Cioè, un comune in teoria non potrebbe spedire a qualcuno al posto elettronico un punto doc. Punto XLS, punto PPT, punto, insomma, un software che non sia apribile da chi non ha speso i soldi per comprare ricette. La sostanza è quella. Inviando un punto doc a qualcuno lo obbliga a leggere un programma che potete muovere a zero. Scusa, ma allora se il file è in formato libero e tu mandi a una persona che non c'ha quel formato, il programma che non legge quel formato, il codice di lettura sta dentro al file? No. Cioè, no, come se è un PDF, sì. Se è un, che ne so, RTF, è un formato che c'è, sia Word che OpenOffice. RTF. Esempio, da classico, che non dico al punto doc. Cioè, tu mandando in giro un formato aperto, comunque sai che chi lo riceve può comunque in qualche modo gratuitamente visualizzarlo. Gratuitamente, liberamente visualizzarlo. Dove si appoggia? Che programma si appoggia? Anche Word. Sì. Anche Word. Se tu c'hai Word, l'applico Word. Anche perché ultimamente è nato un consorzio, OASIS si chiama, esatto, che proprio studia dei formati liberi, ma soprattutto dei formati universali in qualche modo, che tutti i programmi produttori di software debbono adeguarsi a decodificare, a leggere e modificare quel tipo di formato lì. Attualmente quelli che possiamo utilizzare è l'RTF, ODT, si chiama quello di OpenOffice, di OpenOffice, XML che usano l'Office 2013. Esattamente, oppure c'è quale altro formato volevo dire? No, questi qui, ODT e PDF. PDF. Si può allegare le poste elettroniche al PDF. Anche il PDF comunque un formato aperto, nasce anticamente dal file di stampa, praticamente è il risultato di un file di stampa, ma non andiamo nello specifico tecnico. Per quanto riguarda l'audio invece esiste un formato eccellente che è l'OGG, OGVORBIS, che è sempre un formato di compressione audio. No, non vado a fondo nella questione tecnica, se non ce ne andiamo fuori, ed è ottimo, comprime anche più dell'MP3 ed è libero. Il problema è che io per esempio ho tutti i file in OGG, perché normalmente se metto un CD sull'hard disk me lo passo in OGG, non uso l'MP3. Lo do al mio amico, hanno tutti Windows, e ogni volta metto questo coso qui, ho magari roba mi ha mandato che non lo legge, quindi purtroppo al riguardo c'è ancora qualche problema, però anche in Windows l'OGG si può leggere. Si scarichi, molti usano ULC, che è un lettore multimediale libero, sempre, e legge gli OGG ad esempio. Non so se è possibile installare delle librerie che permettono a Windows Media Player di leggere l'OGG. Sì, ma basta, che codec? Codec. Ci sono dei codec, uno se li scarica, li mette dentro, e anche Windows Media Player li legge. Quindi comunque anche l'utente Microsoft ha la possibilità di leggere questi formati qui. Altri tipi di file multimediali quali possono essere? Un altro esempio del formato, poi lascio.
WMV. Ah, Windows Media Video? No, vabbè, quello lì è male assoluto, cioè evitatelo. Evitatelo davvero, anche perché noi come formati video abbiamo l'XVID, che è il formato libero del DivX, che è comunque lo stesso tipo di formato, che poi deriva dall'AVI di Microsoft, giusto? Il DivX. Comunque, insomma, grosso modo è questa qui, ma in rete avevo trovato un sito che ne parlava in maniera molto dettagliata, precisa e semplice riguardo i formati aperti. Basta una ricerchina con Google, formati aperti, vedete voi quali altre chiavi di ricerca, in 10 minuti insomma avete approfondito la questione. Allora. Bene, altro, se ci sono domande. Domande e risposte e poi passiamo la parola a Daniele. Okay. Buon proseguimento, lascio la parola a Daniele. Grazie. Io ho il compito di parlarvi delle equivalenze dei programmi che uno si presterà comunque ad utilizzare passando da Windows a Linux, perché comunque i programmi che fanno tecnicamente le stesse cose comunque hanno nomi diversi, sono magari alcune funzioni sono racchiusi in un unico programma o a volte magari per fare una cosa ne servono diversi, eccetera. Nel fogliettino che avete questo qui tutti quanti, siccome c'è una lista, tu non c'è più da lui, guarda, tanto no, tanto io non li so, perciò sì, più o meno. Diciamo trovate comunque una lista, perché la lista è lunghissima, c'è tutto, ogni programma o qualsiasi più o meno esigenza, no? Nel 99% che avete a livello desktop di casa, comunque sia Linux, la copre anche benissimo. C'è una lista lunghissima di tutti i programmi, dalla posta elettronica, internet, alla masterizzazione, al pacchetto Office, qualsiasi cosa, la sezione audio e video, insomma per qualsiasi utilizzo siete coperti. Adesso con Daniele al limite faremo anche una carrellata, però prima di fare questo magari vi parlo dei programmi open source per Windows, perché ci sono molti utenti che comunque sia magari non se la sentono, non hanno voglia, non, per qualsiasi ragione non vogliono o non possono qualsiasi cosa passare a Linux, e hanno comunque anche sotto esempio Windows XP, che sta purtroppo di default installato su qualsiasi computer che compravamo, perché adesso già sarà prevista, possono comunque utilizzare software open source. Che significa? Significa che comunque sia io ho Windows, devo di solito, no? C'hai la copia pirata di Office, c'hai la copia di Photoshop, invece ho la possibilità di installare dei programmi open source gratuiti prendendoli direttamente da internet, quindi sono programmi che io comunque a cui posso accedere facilmente da solo. Ho una documentazione, perché tutti i programmi open source hanno una documentazione svariata su internet con cui comunque posso avere un supporto, un aiuto per qualsiasi cosa mi serve. E questi programmi, come dicevo, per le esigenze che ha un ragazzo che studia, un qualcuno che manda la posta elettronica agli amici o che qualsiasi cosa, sono assolutamente, possono coprire tutte le esigenze, tutte veramente. I più famosi, i più anche utilizzati sono comunque OpenOffice, che è il re dei programmi open source, diciamo alternativi, è uno dei più scaricati da chi usa Windows e comunque usa software libero. E OpenOffice è un pacchetto, è un unico programma, non è Office che ha Word, ha Excel, Linux. Questo qui è OpenOffice, è OpenOffice, un programma unico che all'interno ha dei programmi al suo interno che permettono di realizzare formato testi, tabelle, formule matematiche, c'è anche Draw, c'è anche un programma di grafica, e comunque sia è nato logicamente nativamente, lo trovate lì su Linux, ma se voi andate su www.openoffice.org, come ho scritto già sul libretto, lo scaricate, lo usate, è aggiornato, c'è anche il Plio, che sarebbe comunque un gruppo che si occupa di localizzazione per OpenOffice, perciò probabilmente è il gruppo che gestisce proprio la pagina it.openoffice.org, che fa un lavoro bellissimo.
che si occupa comunque il Clio di darci una versione di OpenOffice localizzata, perciò comunque sia una versione che ha già all'interno il dizionario italiano, il dizionario dei sinonimi e dei contrari, già all'interno, proprio già come caratteristica, che proprio perché la compilazione la fa il Clio, potete leggere lì, e OpenOffice, perciò io ve lo consiglio e lo consiglio di pubblicizzarla, anche io lo faccio con i miei amici che hanno Windows e non, no, Linux, no, no, comunque già è un passo in avanti, perché comunque sia una persona che usa OpenOffice invece di Office è tutto di guadagnato, sia per la comunità, perché usate, come diceva prima Peppe, prima cosa i formati liberi, che è una cosa importantissima, e poi comunque io lo consiglio e ho notato una facilità d'uso e anche a livello di funzioni. Adesso Office è arrivata tardi, però per esempio OpenOffice già 3-4 anni fa, ma forse anche di più, io ne so 3, permetteva già l'esportazione dei file in formato PDF, una cosa che Office comunque non aveva, perciò tu a casa col tuo bello Office facevi una formattazione di testo X, andavi a stamparlo in una copisteria, ok, quello c'aveva invece di Office 2003, c'aveva Office 2000 e la formattazione già era diversa. Invece già con OpenOffice uno lo esporta in PDF, il PDF è quello, lo stampi dove vuoi, quello dai dove vuoi senza possibilità di modifica, ok. Perciò io OpenOffice lo consiglio tantissimo. Ci sono comunque i programmi più usati a casa, quali sono? Un pacchetto Office, masterizzazione, chi di noi non c'ha Nero copiatissimo, se no ce lo dà il fornitore del lettore DVD, il masterizzatore, da Nero Express, manco Nero, perciò poi fa due cose in croce. No, ma è uscita proprio una notizia, l'ho trovata su un sito che, come vedete, OSS Blog, è un sito che parla proprio di software open source, e c'è questo Infra Recorder, un software che proprio è uscito da pochissimo.